Ma ciao a tutti! Sapete qual è uno dei lavori meglio retribuiti del mondo? Con uno stipendio con così tanti zeri che nemmeno al gratta e vinci è possibile vedere tra un po'? Esattamente quello del calciatore. Uno sport che sa intrattenere milioni di persone nel mondo. E proprio per questo motivo i giocatori sono pagati bene, ma davvero tanto bene. Specialmente alcuni guadagnano cifre da capogiro. Vi siete mai chiesti quindi come i più famosi, come Messi o Ronaldo o Neymar, utilizzino i loro soldi? No? Beh, se volete rimanere a bocca aperta e passare 10 minuti pieni di invidia, rimanete fino al numero 1 della classifica. Ma prima ancora fate un bel salto sul canale di gaming ufficiale per tanti altri video di top e anche di gameplay. Partiamo! Lionel Messi. Sicuramente un giocatore che molti ricorderanno dopo che sarà andato in pensione, e per quanto possa essere duro ammetterlo, le abilità ci sono e sa giocare con la palla. Ma non solo uno dei più abili, anche uno dei più pagati, anzi, il più pagato al mondo, con 120 milioni di dollari all'anno. Questo vuol dire 10 milioni di guadagno ogni mese, nel Barcellona, grazie specialmente anche alle pubblicità. Tutto quello che guadagna li spende ovviamente in molte cose lussuose, per cominciare dalle auto. Ovvio che come tanti altri ricconi possiede una Pagani Zonda Roadster, che non si può utilizzare su strada e che gli è costata 1.700.000 dollari. Per tenerla in garage, wow. Sì, una delle auto più costose del mondo. Il valore totale del suo garage supera i 5 milioni di dollari tranquillamente. Tra Maserati, Audi e Range Rover ne abbiamo davvero di ogni genere. E a proposito di Maserati, è un fan accanito della marca, così tanto da averne ben due. La più costosa è una Gran Turismo MC stradale da 156.000 euro, in grado di superare i 300 km orari e di bruciare lo scatto da 0 a 100 in appena 4 secondi e mezzo. Ma nonostante le macchine perdano valore appena uscite dalle concessionarie, in mano ad un giocatore così famoso tendono a raddoppiare questo valore, se non di più. Quindi invece di 156.000, il prossimo proprietario o Messi stesso potrebbero venderla a 300.000 secondo le stime. Ovviamente, come tanti altri, anche lui vuole qualcosa utilizzata già in un film. Non sei un vero riccone se non hai un'auto famosa. In questo caso parliamo della Dodge Charger SRT8, utilizzata spesso nei film di Fast and Furious. Vi ricordo poi che l'Audi è sponsor del Barcellona, quindi giustamente ce ne devono essere alcune per forza nel suo garage. Ne ha ben 4, un Audi R8 Coupé, un R8 Spider, il SUV Q7 e la berlina Coupé A7. Con un garage del genere immagino sia davvero difficile trovare la macchina giusta per la serata giusta. Oltre a ciò ha anche delle case enormi e lussuose. Un fatto interessante è quando i suoi vicini gli davano fastidio facendo troppo rumore. Lui, giustamente, piuttosto che parlarci, ha preferito comprare la loro casa. In questo modo è riuscito ad avere la tranquillità tanto desiderata. Wow, vorrei fare anch'io così, ma non posso. Diversamente da altri giocatori, lui usa poco i jet privati di compagnie che non conosce, quindi preferisce utilizzare il suo jet comprato, di tasca sua. Un Gulfstream 5 del 2004 a 15 milioni di dollari. Anzi, in realtà non è proprio suo, ma preso in leasing. Ovviamente lui non pensa sia giusto semplicemente starsene con le mani in mano con tutti quei soldi. Per questo motivo ha aiutato e continua tutt'oggi ad aiutare diversi enti benefici. Lui stesso, come altre star, possiede una fondazione chiamata a suo nome. Tempo fa aveva fatto scolpire il suo piede con dettagli molto ben visibili in oro, per un valore di 5 milioni di dollari, e l'aveva venduta ad un'asta in Giappone per donare parte del ricavato alle persone colpite dallo tsunami in quel periodo. Neymar. Neymar è diventato il giocatore con il trasferimento più costoso del mondo, ben 222 milioni di euro per passare al Paris Saint-Germain. Cavolo, lo volevano proprio. I miei amici non pagherebbero un euro per uscire con me. Secondo i dati del 2017 guadagna 37 milioni di dollari circa all'anno, senza però contare i soldi delle pubblicità e dei gadget e da tanto altro. Come Messi citato prima, possiede anche lui una passione davvero maniacale per le auto di lusso. Possiamo trovare una Porsche Panamera, una Volvo XC60, ma tra tante gli piace far notare la Ferrari 458 Spider con un valore ad oggi di circa 450.000 euro. Il suo garage raggiunge i 3 milioni di dollari di valore. Ovviamente troviamo anche un jet nel suo incredibile pacchetto da giocatore ricco, da circa 9 milioni di dollari.
Poi ci sono varie ville in giro per l'Europa, uno yacht valutato 5 milioni di dollari e per terminare in bellezza abbiamo anche un elicottero. Davvero una cosa inusuale da 3 milioni di dollari. Chissà perché voleva un elicottero. Vabbè, non c'è bisogno di un perché, è ricco. Ronaldinho. Forse molti si chiederanno come mai questo giocatore ritirato da tempo sia in classifica. Vi dico solo che ancora oggi ha contratti importanti con sponsor come la Nike. Anzi, vi dirò di più, tempo fa si diceva avesse solo 6 euro in banca. Ma sarà vero? Molti ancora oggi non sono proprio sicuri di questa cosa, visto che vive come sempre nel lusso anche lui. Nel 2015 aveva un patrimonio di 70 milioni di dollari. A Rio de Janeiro possiede una villona da 5 milioni. Anche a Porto Alegre ha una casa con 2 piscine, 2 giardini enormi e un club notturno privato. È stato di certo uno dei giocatori più bravi della storia e quindi non era affatto male lo stipendio che si ritrovava ogni mese. E nonostante le ultime notizie dicano sia in rovina, a molti qualcosa non quadra. Anche perché possiede una Lamborghini e una bella Audi Q7, ma chissà se sta nascondendo qualche altro bel bolide in garage. Zlatan Ibrahimovic. Non importa dove giochi o cosa dicano le persone, Zlatan Ibrahimovic non passerà mai di moda. Che faccia una cosa stupida o una cosa bella spesso e volentieri è sulla bocca di tutti. Anche per il suo piccolo patrimonio, che stando ai dati si parla di un netto che ammonta a circa 32 milioni di dollari. Anche se altre voci parlano di circa 90 milioni. E non è difficile credere a certe cose, perché con i Los Angeles Galaxy ha preso circa 6 milioni e 300 mila. A Stoccolma nel 2013 ha comprato una vecchia chiesa in centro, zona Östermalm, per 11 milioni di euro e senza badare a spese l'ha trasformata in una casa spettacolare. Ormai tutti lo conoscono anche come l'uomo delle auto di lusso. Nel suo garage possiamo trovare una Porsche 918 Spider, una Ferrari Enzo, una Lamborghini Gallardo, una Maserati Gran Turismo e una Volvo XC90. Ovviamente non basta avere solo auto di lusso per essere un calciatore, quindi anche lui, come tanti altri, ha deciso di prendersi uno yacht di lusso da circa 7 milioni di dollari. David Beckham. È conosciuto da molti anche grazie alle sue incredibili pubblicità, pure una spassosissima con Deadpool. Ha fatto parte di moltissime squadre, tra cui Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e tanto altro ancora. Durante i suoi anni come giocatore guadagnava molto, sia grazie alle squadre che alle sue pubblicità, come detto prima, e anche ora, mentre dorme, riesce a fare 26 euro grazie alla sua immagine. 26 euro al minuto, per capirci. In totale, dopo il matrimonio con Victoria ad oggi, ha un fondo di ben 500 milioni di sterline. Più ricco pure della regina, sembra. E quindi anche lui, come gli altri citati prima, non si trattiene con gli acquisti, sia per se stesso che per la famiglia. Ha una bella Bentley da 100.000 sterline, una Porsche 911, una Cadillac Escalade, un Audi RS6, una A4 e per concludere una Lamborghini Gallardo. Ma stavolta questo giocatore della lista è anche un appassionato di moto. Tra le sue marche preferite ci sono le BMW, le Harley e ovviamente le Ducati. E non bada a spese per costumizzarle e renderle perfette. Benzema. L'attuale attaccante del Real Madrid ha avuto alti e bassi in quanto a denaro nella vita, ma dopo essersi ripreso non si è risparmiato con gli acquisti, e lo dimostrano le sue auto. Possiede una bellissima Bugatti Veyron da 2 milioni, ma è solo l'inizio di un garage davvero ma davvero di lusso. Possiamo vederlo spesso con una Rolls-Royce Phantom, una Ferrari 458 Spider, che a quanto pare piace a tantissimi giocatori di calcio, e una Mercedes SLR. La sua collezione di auto in totale vale circa 4 milioni di dollari. Davvero una bella cifra. Eden Hazard. È stato uno degli acquisti più importanti per il Real Madrid nell'anno 2019. E giustamente a una delle prime interviste si è portato un bel orologio da 70.000 euro. Attualmente è uno dei giocatori più pagati del mondo e secondo le statistiche il suo valore complessivo è di circa 100 milioni di dollari. Il patrimonio totale ad oggi equivale a 300 milioni. Come pochi giocatori al mondo, Hazard compra la maggior parte delle cose pensando a un investimento futuro. Per esempio spende molti soldi sulle case e sugli appartamenti. Ha una catena di ristoranti, la sua personale marca di vodka e ora vuole anche entrare nel mondo dei profumi. Sembra non abbia la minima voglia di rimanere solo a prendere guadagni dalla propria squadra. Vuole entrare in più campi possibili, sia di calcio che del mercato in generale. Kun
con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.